La società di cui stiamo per parlare è una società che si è liberata di tutte le vecchie superstizioni, delle incarcerazioni, delle prigioni, della crudeltà e delle leggi. Tutte le leggi scompariranno e le professioni scompariranno in quanto non saranno più significative, come anche i broker azionari e i consulenti bancari, andati via per sempre, perché non avranno più alcuna importanza. Quando ci rendiamo conto che è la tecnologia concepita dall'ingegnosità degli uomini che libera l'umanità e aumenta la nostra qualità di vita, allora realizziamo che al centro del nostro interesse deve esserci l'attenta gestione delle risorse della Terra, in quanto è da queste risorse naturali che otteniamo i materiali che ci consentono di continuare il nostro cammino verso la prosperità. Capito questo, vediamo quindi che il denaro fondamentalmente funziona come una barriera a queste risorse, in quanto tutto ha virtualmente un costo finanziario. E perché abbiamo bisogno di denaro per ottenere queste risorse? Per la loro carenza, naturale o artificiale. Non paghiamo per l'aria o per l'acqua del rubinetto, perché sono così abbondanti che sarebbe inutile tentare di venderle. Quindi, seguendo la logica, se le risorse e le tecnologie applicabili per creare tutto ciò che si trova nelle nostre società, come le case, le città e i mezzi di trasporto, fossero sufficientemente abbondanti, non ci sarebbe alcun bisogno di vendere alcunché. Allo stesso modo, se l'automazione e le macchine fossero così tecnologicamente avanzate da rimpiazzare gli uomini nel lavoro, non ci sarebbe bisogno di avere un lavoro. E con questi aspetti sociali che vengono gestiti, non ci sarebbe bisogno di far circolare denaro. Quindi rimane l'ultima domanda. Abbiamo noi sulla Terra abbastanza risorse e conoscenze tecnologiche per creare una società così prosperosa dove ciò che abbiamo a disposizione oggi è disponibile senza alcun prezzo e senza il bisogno di essere obbligati ad un impiego salariato? Sì, le abbiamo. Abbiamo le risorse e le tecnologie per consentire tutto questo, come minimo, con la possibilità di far crescere gli standard di vita così tanto che le persone nel futuro guarderanno indietro alla civiltà odierna e rimarranno sbalorditi vedendo quanto primitiva ed immatura era la nostra società. Questo è lo scopo del progetto Venus. È un sistema completamente diverso, che è aggiornato tramite la conoscenza dei nostri giorni. Non abbiamo mai dato da risolvere agli scienziati il problema di ridisegnare una società che elimini lavori monotoni e noiosi, che elimini gli incidenti dei mezzi di trasporto, che permetta alle persone di avere alti standard di vita, che elimini i veleni dai nostri cibi, che ci dia altre fonti di energia pulite ed efficienti. Sono cose possibili.